Qualcuno, appresa la notizia dell'imminente sgombero, ha preferito lasciare il campo Rom del Parco della Marinella prima dell'arrivo della Polizia Municipale e delle ruspe. Altri hanno preferito riprendere la strada di casa. Quindi, esclusi i circa 40 nordafricani sistemati dal comune di Napoli nella sede dei Salesiani in via Don Bosco per evitare mescolanze di diverse etnie nello stesso spazio, sono solo 18 i Rom trasferiti dalla baraccopoli di via Amerigo Vespucci nella ex scuola Deledda di via Cassiodoro alla Loggetta. Dovranno dividere gli spazi disponibili nell'ex scuola, oggi centro d'accoglienza a tutti gli effetti, con i Rom sgomberati 7 anni fa dall'accampamento che si trovava a pochi passi dall'ingresso della tangenziale di Fuorigrotta. Nella baraccopoli, sgomberata ieri pomeriggio e rasa al suolo questa mattina dopo l'intervento delle ruspe coordinate dagli agenti della Polizia Municipale, vivevano circa 90 persone. Da qualche anno però, a causa della presenza di ingombranti cumuli di rifiuti e dei continui incendi, a materiale di risulta presente sul posto, la convivenza con i napoletani residenti era diventata impossibile. Negli ultimi tempi poi il campo Rom si era esteso fino a lambire l'ospedale Loreto Mare. Tante le proteste della cittadinanza per porre fine al degrado del Parco della Marinella, zona che tra l'altro, almeno nelle intenzioni delle amministrazioni comunali che si sono succedute negli ultimi anni, avrebbe dovuto essere riqualificata e messa a disposizione dei napoletani.